Buongiorno amore, Buongiorno. stai scegliendo cosa fare a colazione, cosa mangiare? Guarda che lì ci sono i cereali e qui c'è il lattino, Cos'è questo? Questi sono i toast francesi, tu vuoi assaggiare? No, qua ci sono i pancake, questi sono buoni, anche i toast. E qua ci sono le briochine, però quella la Nutella non me l'hanno data. Mangia una briochina. Allora, vuoi cereali con latte caldo? Qual è il latte Il latte caldo? caldo è qua dentro. Che ancora un po' che aspettiamo, non è più caldo. Dove ti metti, amore? Ti faccio spazio sulla scrivania? Va bene? Dove siamo stamattina? Oh, Napoli. Napoli, dobbiamo scendere, che Napoli è bellissima. Tu non l'hai mai vista, per te è la prima volta. Facciamo colazione, andiamo? Facciamo Papà, che Ok. c'hai? Vieni, amore. Buona colazione. Grazie. Cucciola. Vane. Ehi. Vane. Ma basta cosa, amore? Non vuoi scendere a Napoli? C'è la pizza oggi da mangiare, eh? Andiamo a mangiare la pizza? Sei stanca? Vabbè, dai. Adesso però ci prepariamo che dobbiamo scendere, eh? Guarda che ha già bussato due volte che devono fare la camera. Vanessa, io ti lascio in camera, io vado. Tu sei pronta? Stai mangiando? Stai finendo? Dai. Ciao amore! Ciao! Bella! Stiamo per uscire dalla nave. E siamo finalmente a Napoli. Ragazzi, fa caldo, finalmente una città calda dove c'è un bel sole, ogni tanto una ventata di arietta fresca e Vanessa sta già soffrendo perché noi non sopportiamo il caldo, nel senso sì ci piace, ma così all'improvviso non ce lo aspettavamo. Che raccoglie tutti questi abiti, Ani? Sì. Anastasia, dobbiamo cercare i regalini per le tue maestre e io direi che qui ci siamo. Potremmo esserci. Ma guardate quanti cordini che ci sono. Mentre Vanessa sceglie in questo negozio a Napoli un po' di abbigliamento, abbiamo un manichino e un altro manichino. Oh, ma sai che questo manichino somiglia tantissimo ad Anastasia? Bello. Ma che strano, stranissimo veramente. Chissà dov'è Anastasia nel frattempo. Scusa, ma sei Anastasia? Ha visto Anastasia per caso passare da queste parti? Perché non la trovo più. Era vestita esattamente come lei, manichino. Grazie, grazie, arrivederci, grazie. Ti vedere, va col nuovo acquisto, giubbottino di H&M a Napoli, bellissimo. Ti piace? Bello. Poi quando torniamo in cabina facciamo vedere tutto quello che stiamo comprando, vero? Sì. Ma una pizza ce la mangiamo? Che dite? Ma secondo voi a Napoli è buona la pizza? Ma non lo so, non lo so. Ma certo, amore, scherzo. Eppure un ubaba. No, vabbè, ragazzi, guardate che vetrina. Ed è proprio lui, quello che io verrò a mangiare dopo. Cos'è? Guarda Il questo. babà. Il babà, guarda questo, il babà nel bicchiere con la crema, no, ciaone, ciaone, mamma mia, no, vabbè, ma qua ci prendono per la gola, ma guarda quanti, dopo veniamo a fare, dopo veniamo, Anastasia, calma, sì, no, buonissime, dopo veniamo a fare merenda, dopo il pranzo, va bene? Sì, certo, guarda i cannoli. No, questo è buonissimo, questo è il mio preferito. Io voglio questo. Credo sia il maritozzo. Guarda, vero che è il maritozzo? Grazie. Ok, allora cuccioline, ci siamo fermate in questo ristorante pizzeria Mattozzi a Napoli e io assaggio per la prima volta la pizza fritta. Allora, è arrivata la pizza, guardate un po' che bella. Poi Anastasia mi dice anche se è buona, eh? Bene? Sì.
Brava, ottima scelta Margherita, perché qua bisogna mangiare la margherita. Mentre io, guardate un po' cosa ho preso, la pizza fritta. Wow, che bontà. Papà frutti di mare. Buona? Allora bimbe, noi siamo esattamente nel punto Spacca Napoli. Ma dove c'è scritto? Qua. Lo leggi Vanessa? Ecco qua. Hai visto? Spacca Napoli. Camminate. Che non so esattamente cosa significhi, adesso guardo su internet, ok? Ma guarda che struttura Vanessa, un presepe fatto in una vecchia televisione. No, ma William, ma l'hai visto? È bellissimo. Che meraviglia. Guarda. Questo è un banco da lavoro. Legno però. Bellissimi. No, ma guardate che posto, ragazzi. Anastasia, spostati perché stai per essere investita da un motorino. Ok, guardate che posto meraviglioso, pieno di verde, pieno di presepi, presepi ovunque. A Natale immagino che qua sia fantastico da venire a vedere, in questo posto. Siamo al bar Savarese, abbiamo bevuto qualcosa di fresco e loro gentilmente cosa vi hanno regalato da stuzzicare? Due confezioni di patatine. Ma quanto sono stati gentili? Tantissimo, come tutti qua a Napoli, sono molto cordiali e generosi, però oltre a essere una città bellissima e piena di presepi, chissà Natale, che meraviglia. Stiamo per entrare nella Napoli sotterranea, siete pronte? Sì. Giochiamo a nascondino? Sì. Trovata, guarda che bello, le nicchiette che ci sono. Guarda. L'ho trovata adesso. Alzati amore. Giochiamo a nascondino. Qua sotto la connessione nuova. Eh? La connessione nuova. Non credo, sei sotto terra. Che bello. E qua lavoravo. Sì. Ci vivevano. Ciao. Guardate quante monete che ci sono qua sotto. Che bello, vorrei raccogliere. Anche là? Certo. Mamma, anche là, guarda. Sì, le lanciano i turisti. Ma perché? Allora, bimbe, tour napoletano terminato, stiamo per salire sulla nave. Siamo anche un bel po' stanche, eh? Saranno 5 ore che camminiamo, però ci ha fatto solo bene, dai. Una bella visita a Napoli, una bella pizza. E adesso ci riposiamo un po'. Allora, siamo rientrate in cabina, stanchissime, ma contente. Facciamo vedere cosa abbiamo comprato? Sì, dai, descrizione, vai Vane! Allora, guardate il un mio po'. Vestitino. Giusto, giusto, qualcosina d'abbigliamento, il mio vestitino, questo abitino di Vanessa, bellissimo. Vai, poi. La mia minigonna. Sì. Bellina. Poi, la mia magliettina. Stupenda. Poi, un'altra mia magliettona. Bella. Un mio cardigan, un maglioncino molto carino, stasera lo mettiamo, E questo pantalone i pantaloni cargo molto belli. Anastasia, allora Anastasia, questa maglietta bellissima, stupenda amore, sì. Poi altre due magliettine, questa maglietta fantastica molto bella. Sì, e quest'altra poi, che carina, col cagnolino. E quest'altra magliettina rosa con il cagnolino. E questa maglietta bellissima. Chi è il cane? Qual è il cane? È un cagnolino. Va bene, poi ho comprato io invece questo jeans per me, magliettina, e anche io un cardigan corto, molto bellino. Sì, e papà questo maglioncino. Ma è da spiaggia? No, non è da spiaggia. È un cardigan estivo, sì, primaverile. Va bene ragazze, giusto, poi abbiamo comprato ovviamente, allora io, alcuni cornini. Allora questi qua con scritto I love you sono per la migliore amica di mia mamma. Sì.
poi per la nonna, sì. E per la nonna e per la zia un bracciale. Poi abbiamo preso altre cosine, sempre col cornino, sia per le maestre di Anastasia, vero Ani? Invece che per la zia Claudia. Per la maestra di Vanessa. Non è vero, no, lei li ha già presi a Barcellona per le maestre. E per chi è? Per chi lo vuole, poi vedremo, ok? Per le maestre e per la... Ok, salutiamo Napoli. Se non ti piace bambola, con fisico perfetto ci sarà un... Comunque, ciao Napoli. È stato bello. È stato bello, mangiati babà. Non è vero, non li abbiamo mangiati. La muffa. Eravamo troppo pieni, abbiamo mangiato la pizza. Cucciolini, un saluto da Napoli, è stato bello, è una bellissima città, abbiamo mangiato benissimo e domani saremo a Civitavecchia per poi ritornare a casa. Ciao! Ciao! Buongiorno tesoro mio. Ciao amore, ma come si sta a casa? Bene, vero? Siamo nelle vacanze di carnevale, adesso stai facendo la tua super colazione, ovviamente con la crepa alla Nutella. Aspettiamo che si sveglia Vanessina, poi amore dobbiamo andare a fare un paio di commissioni perché dobbiamo andare a prendere il regalino per un compagno di Vanessa a cui tengo molto e niente, poi l'altra commissione non mi ricordo qual è, ma poi mi verrà in mente e mamma te la dirà, d'accordo? Com'è la crepe, che era un po' di giorni che non la facevamo? Buona. È buona, è ancora più buona quando non la mangi da giorni. Allora ci vediamo dopo con Vanessina, tu finisci di far colazione, poi ci prepariamo, ok? Buon appetito, amore. Grazie. Ma posso usare il tuo telefono? No, amore, mi serve perché devo lavorare. E ho delle... ho capito, Ani. Usa... Senti, il tuo dov'è? Hai sempre il mio telefono in mano. A me il telefono serve. Te lo do. Ieri ero sul divano. E non c'è... Sono andata su e sono rimasta giù. Lo stavo cercando e non c'era. E cercalo meglio. Io non te lo posso dare, ok? No. No, amore, la mamma deve lavorare, dai. Dai, Ani. Non sto scherzando. Grazie. Allora, bambina numero uno, intanto buongiorno. Alziamoci da qua, perché abbiamo una cosa da fare, tu lo sai. No. Perché poi mi dimentico, so già che arriviamo a scuola e non l'abbiamo portato il regalo al tuo compagno, a cui tengo molto. Quindi, alzati. Io intanto ho fame perché è ora di pranzo e se voi avete fame, tu staccati dal telefono. Aspetta, ma partita. Sono appena iniziata. Hai fame, Anastasia? Vuoi la pasta al ragù? Pasta al ragù? Sì. Sì. Sei sicura che la mangi? Tu vieni con me, dai. Io che pasta voglio? C'è il pesto, lo vuoi? Vuoi il ragù? No, ascoltami Vane, non sto scherzando, devi venire. Sì, tirati su, vieni a fare i compiti, dobbiamo uscire. E non voglio che usciamo e non hai ancora fatto i compiti, ok? Fallo in diretta, alzati. E levati. 2 minuti. No, questi due minuti no. No. Sì. Vane, devi studiare e devi fare i compiti. Dai, per favore, non mi fare arrabbiare, che non mi sento neanche tanto in forma, eh. Sì, 2 minuti. Allora, Anastasia è quasi pronta la pasta. Ma hai il mio telefono? Non devi usare il mio telefono, mi serve. Se me lo scarichi, io devo lavorare. Ok? Sì. Sì, sì, però lo usa. Tu cosa fai? Ho tutte le carte. Hai finito l'album? Sì. In pochissimi giorni. Ho tutte le carte. Abbiamo finito l'album in 4 giorni, vero? Senti Vanessa, però devi fare i compiti, dobbiamo uscire, dai, per cortesia. Ho anche il trofeo. Sì? Quando è che prendi il trofeo a scuola per la migliore allieva? Non ho capito. Tra poco sono pronte anche per te le polpettine e poi veramente Vanessa si studia almeno un paio d'ore perché poi usciamo, va bene? Dove andiamo? Devo andare a prendere un regalo al tuo compagno. Allora Anastasia, ho tentato di prendere il mio cellulare perché devo guardare un messaggio e non riesco ad uscire dal gioco, come si fa? Dai, per favore, ma questo è mio, non è tuo, ce l'hai sempre tu. Ok, me lo dai per favore? Me lo dai per favore? Pronto? Anastasia, sei connessa? Sì. E dammelo. Ma aspetta cosa? Oh. Dopo me lo dai. Dammelo. Non è finito. Stai mangiando, mi prometti che dopo non mi fai impazzire e fai un po' di compiti?
perché altrimenti io non esco. Già non sono in forma. Se poi devo uscire alle 6 di sera, non esco. Ok? Io lavoro e tu fai i compiti. Va bene, amore? Promesso? Molto buono, morbido. Scusa? Sì. Buono. Cos'hai contro le mie polpette? Stai analizzando quello che c'è all'interno e che cosa hai scoperto? Che c'è il pane. Eh beh, giusto. Poi? La carne? Sì. La crosta? La crosta, sì, è un ingrediente la crosta. La crosta si forma con la cottura. Ma ti piacciono? Sono buone? Sono morbide? Hai visto? Nel frattempo che io parlavo con te, tua sorella mi ha rubato il cellulare. No, io non ce la faccio più, adesso vado a le prendere. Anastasia? Cosa ci fa Gasper al posto di Anastasia? Si è trasformata. Si è trasformata. Si è trasformata Anastasia. Ho aperto la porta, c'era Gasper dritto così che mi guardava. Anastasia? È sparito. Dov'è Gasper? Gas. Stai guardando di là, fammi vedere. Ah, meno male che c'è Gasper che guardava in questa direzione. Mi devi... Dai Anastasia, ascoltami, io comincio a pensare che non ha un senso che io abbia un cellulare. Io con quel telefono ci devo lavorare. Hai visto Gasper che mi indicava dove era Anastasia con la testa? Bravo Gas, dopo ti do i croccantini, lo snack. Bravo amore, bravo. Dove vai? Bravo amore, tieni la situazione dall'alto sotto controllo. Gas, Gas. Attacca Anastasia, Gas, rubali il telefono, è mio! No, te ne frega niente neanche a te. Anastasia, me lo devi dare. Me lo devi dare adesso. Anastasia, ti infilo nella cuccia di Gasper, eh. Dai. Io chiamo papà, senza telefono, non so come posso fare a chiamarlo, e gli dico che tu non mi dai il telefono e che io non posso lavorare. Ani? Ma ti infili... fai cadere i trucchi veramente. Ti infili dappertutto, Dio mio, sei una contorsionista. Guardatela, nel frattempo è lì che scorre e sceglie il gioco. Ehi, ehi, esci da lì. Esci da lì. Later. Fammi vedere. Fammi vedere. Ma sei bellissima, Anastasia. Ma l'hai truccata tu così? Ma com'è che l'altra volta mi hai truccata e facevo pena? E a lei, lei è bellissima, io sembravo un pagliaccio. Perché? Scusa? Fammi vedere. Fammi vedere. Guarda. Dio mio, come sei bella. Fammi vedere tutti i passaggi, eh. Così. Così alla cipria. Così. Così. Guarda. Sì, si è visto un po'. Così. Così. Ah però, e quando è che aprite gli zaini che sono lì? Guardateli ragazzi, guardate che zaini. Non servono a niente quegli zaini, non servono a niente, solo a far casino in casa. I compiti, io non esco adesso più. No, 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 io sono influenzata, non ho voglia di essere truccata. Ani, Anastasia, per cortesia, facciamo matematica? Così, dopodiché, visto che non usciremo più. No, sì. No? Magari ci guardiamo un bel film sul divano con una bella tisana calda o una cioccolata calda, se fate i compiti. Sì, 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 ma non dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire, ma se non fate i compiti non usciremo mai. Non esco col buio, no, eh. Sono strappo. Oddio, come mi dispiace. Ragazzi, sì, facciamo i compiti. Sì. Adesso seriamente, perché la prossima volta che accendo questa telecamera e voi non state studiando, io urlerò come una pazza. Sì. Peggio. A few moments later. Oh, finalmente una bambina quasi diligente che fa i compiti, truccata, ma vabbè. Qui stai facendo i numeri successivi e i numeri precedenti, nell'ultimo devi fare completa con i numeri precedenti, quindi qui che numero abbiamo? 3, allora qua ci fai 2, poi 1 e qua 0. Ok, dai, finisci di studiare, di fare tanti compitini che diventi super intelligente. Ho spesso il drama sola, vero. Dove? Il 2. Quanto ti manca? Dai! La stella di Rosetta. La stella di Rosetta è ancora vecchia e quindi abbiamo ancora 3 pagine da studiare. Guardate Rosetta. Guardate Rosetta, ma lei non è Rosetta. Sì che è Rosetta. Ma tu sei Rosetta. Guardate me. Eh? Cos'hai?
una scusa, perché tremi? Cosa stai facendo? Stai twerkando per caso? Nonna papera. Ciao, dai, finiamo sti compiti. Allora, se Daniel stasera vorrà uscire con noi, andiamo fuori a cena, altrimenti stiamo a casa. No, no, stiamo a casa. Se non c'è Daniel, io sto a casa, perché da sola con voi due non ho voglia di uscire. Quasi finiti i compiti. Non tutti, però sì. Ti manca poco? Due. Non c'è un attimo di... Mi manca inglese, che lo faccio domani, e quello rosso, libro rosso. Devi studiare la poesia, Anastasia. Perché hai ancora il mio telefono in mano? Perché hai il mio telefono in mano? Non è vero? Ero in cucina, io stavo bevendo. Non ho detto niente. Allora, quello è il mio telefono. Hai capito? Vanessa, dai, che andiamo fuori a cena stasera, che siamo solo noi con Daniel. Sì. Ok? Amore, ci cambiamo così usciamo? Sei stata brava oggi, eh? Lo sai? Sei stata proprio tanto tanto brava e ti meriti un bel regalo. Cosa? Non lo so, ci penso, va bene? Allora, senti, cambiati tesoro. E così usciamo, andiamo a prendere Daniel e andiamo a mangiare. Fai? Non lo so, ci penso. Regali. Ci penso. Magari uno che a me mi piace. Sicuramente. Sicuramente ti faccio un regalo che ti piace, non un regalo che non ti piace. Non sei tipo uno da maschi, no. No. Un qualcosa che ti piacerà molto, va bene? Un leccale, un stello marshmallow. Stello marshmallow? Lo bruci. Cucciola! Ho fatto vedere! Ma come sei bellina! No, no, però no, il mio profumo no, eh! No, 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 Anastasia, se ti cade guai, eh! Dai, ma me li ho appena regalati papà, io non li uso ancora, me li state finendo! La casa non te lo uso. No, usalo se vuoi! È buonissimo, Angel! Ma cosa c'entra? Sono tutti e due miei! Guarda, se ti cade e si rompe, altro che regalo! Me li devi dare tu a me i soldi, eh! Questo è il mio profumo preferito, lo usavo da quando sono ragazzina. Non si apre, lo devi solo schiacciare. No, devi schiacciare qui, verso di te. Verso di te, ma così spruzzi verso... Anastasia, oh! Dammi. Così difficile. Dai che dobbiamo andare. A me, spruzza anche a me. Dai, un pochino. Non riesco. Senti che buono. Faccio io? Oh, ancora? Ancora uno? Grazie! Stanno usando i miei profumi nuovi. In verità non si farebbe così, si farebbe tutto così. Non si farebbe. Allora, cuccioline e cuccioline, glielo faccio questo regalo da Anastasia oppure no? Perché ha studiato da sola. Scrivetemelo nei commenti, vediamo se stasera o domani beccherà questo super regalo. Felpa? Oh, scusa. L'ho già messa? No. Sì. Che felpa hai messo? Fa vedere? Ma scusa, ma metti la felpa. A parte che hai solo detto di vestirti, perché ero ancora su. Allora, bimbe, siamo arrivati a cena, mangiamo qualcosa, poi andiamo a casa. Anastasia, ti devi calmare, sei troppo agitata. Ok? Se no, quando torniamo a casa niente sorprese, eh? Sì. Hai capito? Sì, la voglio. Fai la brava, d'accordo? Siamo la crepe. No, l'hai mangiata stamattina. No! Cosa avete ordinato? Il risotto. Il risottino giallo? Tu, amore? La pizza. La pizza? Non hai freddo, Anastasia? Sei a maniche corte? Eh? No? Sei sicura? Hai fame? Tanta? Ok. Sei stanca, amore? Dai, domani è ancora a casa a dormire. Finalmente. Un po' di giorni di riposo ci volevano, eh? Buon appetito! Buon appetito, Vane! Grazie. Ah, stiamo mangiando anche il gelatino qui? Eh? Io ho Nutella, le nocciole, le palle che si sono distrutte. Cosa? Le palle che si sono distrutte con mamma. Le hai distrutte le palline? Dentro, si sono sciolte? Sì. Dentro c'è il ghiaccio, infatti le scioglie. Infatti, vedete qua c'è acqua. Quindi non è buonissimo, dai. È buono il ghiaccio. È buono? Sì, è Nutella. È Nutella. Poteva mancare la Nutella, no? No, sì. E la Vane? No. Fior di latte? Hai mangiato tutto quasi, eh? Brava, amore. Anch'io.
io. Brava. No, io ho preso la mille foglie, ma non ce la faccio più. Sto esplodendo. Dai che tra poco si va a casa, eh. Bevo il caffè e andiamo. Ani, puoi venire? Puoi venire. Allora, siamo tornati a casa, abbiamo finito di cenare. Vanessa ti ha fatto il pacchetto perché non lo avevamo ancora fatto, ok? Ed è su in questo momento. Andiamo su? Mi raccomando, non sbirciare da nessuna parte, se no la mamma si arrabbia e non ti regala più niente. Dopo te lo dico, tra pochi minuti te lo dico, dai. Dimmi via per cercare il regalo. Allora, via. Ci siamo messe tutte il pigiama, ci siamo lavate, dimmi, adesso dimmi, puoi dimmi, cercare dimmi, il tuo dimmi, regalo. Via! Ma no, Anastasia, dai, più semplice, più semplice. Perché sotto il letto? Ti ho detto che è più semplice. Allora, ti do un indizio. È nel letto. No, quando ti cadono i dentini, tu dove metti i dentini? Sotto il letto. Sotto il letto. Trovato? Sì. Hai trovato un pacchettino? È solo questo. Aspetta un attimo. Non aprirlo. È solo questo? Sì, perché cosa ti aspettavi? Ok, adesso Anastasia lo puoi aprire. Anzi, aspetta, aspetta, aspetta. Cosa ti aspetti da questo regalo? Cosa ti sembra? Sembra un telefono. Sembra un telefono. È piccolo così. E se fosse un telefono? Saresti contenta? Sì! Vabbè, dai, apri, va. Vediamo quanti, che cos'è. Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono di cosa? Dai. Perché? Ma sei pazza! Perché l'hai lanciato? Non lo voglio più. No. Perché? Non lo voglio. Ma perché lo hai lanciato? Ma sei pazza! Non lo voglio più. Perché? Spiega. Perché non lo... Questo è un regalo. E questo è un regalo. Ti... Scusami, aspetta un attimo. Puoi finire di aprirlo, che non abbiamo visto che cos'è? È tuo. Ma questo non vuol dire che non te lo sto regalando, eh? È il mio. Apri, no? Certo. È il mio telefono. Anastasia, ti sto regalando il mio telefono. Veramente? Certo. Perché tu me lo chiedi tutto il giorno, io mi sono stufata e ti sto... Però dobbiamo togliere WhatsApp. Dobbiamo... Allora, ascoltami un secondo. Primo, sei contenta? Sì. È un iPhone 13 Pro, bella. Sei contenta? Sì. Così non me lo dovrai più chiedere perché sarà tuo e io ne avrò un altro. Però non capisco perché l'hai lanciato. Pensavi che era uno scherzo? No. E perché lo hai lanciato? Sì. Ah, no, amore, non è uno scherzo. Non è uno scherzo, ti sto regalando il telefono. Così hai il tuo gioco, finalmente, tutto tuo. Ascolti. Però mi ascolti solo un secondo. Mi ascolti solo un secondo. Io te lo sto regalando, devi solo darmi un giorno, domani, per trasferire tutti i miei dati nel telefono nuovo, ok? E poi sarà... Perché non oggi? No, adesso è tardi, non ho voglia, ma domani con calma, perché devo ricordarmi anche tante password. Te lo dica mio fratello. Daniello, non sai, la mamma mi ha regalato il suo telefono. Sì, ma di a Daniel che l'hai lanciato per terra il mio telefono quando l'hai visto. Allora ragazze, sei contenta? Sì. Come si dice? Grazie. Daniel, la mamma mi ha regalato il suo telefono. Io lo sapevo. Amore, lo sapevamo tutti tranne tu. Allora, visto che siamo in diretta con Daniel, salutiamo i nostri cucciolini e le nostre cuccioline. Sì. E andiamo a dormire. Sì, cucciolini e cucciolini. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate il pollicione in su. Ciao. E ma sopra... anche quello è il mio adesso. No. E allora, ce ne ho due? Sì. Sì, ho due. Dai, ci... Ragazzi, oggi è domenica e purtroppo Vanessa non sta bene. Adesso ve la faccio vedere. Ciao. Qui c'è Anastasia. Anastasia unicorno stamattina. Fatti vedere, amore, come sei bellina. Vestita da unicorno col pigiamotto. Andiamo a vedere come sta Vanessina. Buongiorno, amore. Come stai? Malissimo. Questa è la situazione. Si è svegliata stamattina alle 6:30 e ha rimesso. E aveva la febbre a 38,7. Niente.
ha rimesso ancora qualche mezz'ora fa, gli ho dato una spremuta, forse ho sbagliato e lei ha rimesso. Vane, Vane, guardami un secondo, non riesci, ti dà fastidio la luce. Ragazzi, ho acceso la luce per farvela vedere, ma lei dà fastidio. Quindi ci vediamo più tardi. E niente ragazzi, Vanessa si è presa il virus della gastroenterite che sta purtroppo circolando in questo periodo. Ci sono tantissime persone, tantissimi bambini colpiti appunto da questo virus e siamo riusciti a beccarlo anche noi. Il problema è che noi fra 3 giorni dobbiamo partire per Roma. Infatti, vero Anastasia, dove sei? Vero? Sto giocando. Sì, tu giochi sempre e scrivi sempre tantissimo, sei molto brava. E quindi non so se riusciremo a partire, mannaggia, noi questo viaggio a Roma non riusciamo proprio a farlo. Solo che insomma abbiamo già pagato tutto, anche l'alloggio in cui andremo a vivere, vedremo. Vedremo come andrà domani, al massimo dopodomani deciderò cosa fare. Se disdire tutto oppure no. Lo so amore che vuoi partire, solo che se Vanessa non sta bene non si può partire. Se domani Vanessa starà ancora male, esattamente come oggi, sarà molto probabile che noi non partiremo. Ci aggiorniamo tra poco ragazzi. 3 hours later. Allora ragazzi, ho misurato la febbre a Vanessa e ha la febbre a 39. Adesso sta dormendo. Io e Anastasia siamo qua in camera, adesso ci guardiamo un film e aspettiamo che Vanessa si svegli, si è addormentata poverina. Perché tutti stavano dormendo tranne me e Gasper. Io mi ero addormentata anch'io, sì, sulla poltrona, ma adesso preferisco sdraiarmi un po' sul letto perché sono veramente stanca. Stamattina mi ha svegliata alle 6:30 che appunto stava molto male e quindi adesso ho bisogno di fare un riposino. Infatti domani non va a scuola. No, domani non va assolutamente a scuola. Tu sì, certo, tu domani vai a scuola. Sei tutta sporca perché ti sei mangiata i baci di Dama. Va bene ragazzi, adesso Anastasia si cambia perché aveva molto caldo con quel pigiamone unicorno. È veramente molto caldo, eh. Ora ti sei cambiata, ok. Andiamo giù perché papà è venuto su e non mi va di lasciarla da sola. Va bene, così andiamo a vedere se per caso le sia abbassata un pochino la febbre. Però mi piace, guardate, così si può vedere. No, è bellissimo amore, solo che è tanto caldo. Sai questo pigiamone motto quando va bene? Quando andiamo in montagna. È vero. Quando andiamo in montagna secondo me va bene, possiamo provare, eh? Va bene? Senti, andiamo a vedere come sta la Vane e tu cosa guardi un po'? YouTube? Sì. Va bene. Adesso... Dove sei? Faccio uscire il gattino. Ecco, ma lascialo qua il gatto, che problemi ti... Lascialo qua, lascialo tranquillo. Perché purtroppo vomita spesso. Dormi amore. Vanessa si sta svegliando, guardate com'è rossa in faccia, poverina. Amore, come stai? Malissimo. Stai male amore? Sei un pochino meglio? Ti ho messo il ghiaccio in testa perché sei caldissimo. Non è vero. No amore, sei calda, sei tutta la faccia rossa. Vuoi che ti faccio le caviglie col ghiaccio? E se poi sono fredde? Saranno fredde sicuramente, però ti tolgono l'infiammazione della febbre. Proviamo. Amore, guarda che è meglio che ti sto lontana, perché ho paura di ammalarmi anch'io. Che stai facendo? Non urlare che Vanessa non sta bene. Cosa fai? Ti stai facendo un massaggio rilassante? Due massaggi e il secondo. Ah, è già il secondo? Beata te, Anastasia. Aia, i piedi. Stringono. Aia. Ma non ti fai male alle manine? A te non te le schiaccia nemmeno come dovrebbe, secondo sì, me. Sì, massaggio. Fai il massaggino, amore. A te come va? Ah, amore. Beh, diciamo che per avere la febbre 39 ti vedo abbastanza vigile, eh? Forse con la supposta adesso è scesa un pochino. La nausea ce l'hai? Per adesso no? Guarda cosa ce l'ha, un po' la ciotola, eh? Se dovesse arrivare all'improvviso, ok? Dopo vi farò vedere il segno che avrò sui piedi. Dici? Sì. No, non lascia i segni, è fatta apposta, eh? Non lascia i segni. E non farlo se fa male, scusa. Toglili. Hai fame amore? Vuoi un biscotto? Sì.
Vuoi un bacio di dama? Sono contenta, te lo porto subito, amore. Tieni, amore, adesso te lo apro. Sai cosa faccio dopo? Volevo fare una ciambella. No, allo yogurt. Allo yogurt e i mirtilli. E invece sai cosa faccio? Faccio i baci di dama con le mandorle anziché le nocciole. Le avevo già fatte ed erano venuti buonissimi. Ma a me piacevano. Sì, come no? Ho capito, quelle tipo altri. A me piacevano? Gli stessi biscotti, però li faccio io. Sì, però... A me piacevano invece? Però? Aspetta, ti faccio vedere. No, no, amore, sono gli stessi. Sai le mandorle quando le tosto dentro la padellina? Ti piacciono, vero? Sì. E quindi il procedimento è quello. Si tostano 100 grammi di mandorle e poi si frullano. 100 mandorle. 100 grammi di mandorle. Si frullano e dopo si fa l'impasto con la farina e il burro. Già mi piacevano. Ma a te quale dolce non piace, scusa? Non esiste un dolce che non ti piace. Certo che ti piacciono. Anzi, poi mi aiuti a fare le palline, ok? Sì. Oh, ti sei alzata, che bello. Ciao amore, sono contenta. La crepa alla Nutella l'avevo già mangiata. Stamattina ho fatto le crepe alla Nutella e mi sono uscite male. Non mi chiedere il perché. Infatti io ho mangiato malissimo. Perché probabilmente ho messo poca farina, non lo so. Sì, erano buone. Ma sì, erano buone. Cioè, probabilmente era crepe, era buona. Sì, era buona, era una crepe. Era una crepe, però mi è uscita un po' molle. Ma anche l'altra volta. Perché secondo me non ho messo abbastanza farina. Ma c'è l'impasto, lo vuoi? No, no, vero. Stai tranquilla, non mangiare troppi dolci, perché adesso stai bene. Perché dopo mangio quello che fai. Sì, adesso volevo riposarmi, ma mi sa che abbandonerò questa idea. Guarda che adesso ti do due scappellotti. Cosa hai fatto? Perché butti le briciole per terra? Poi c'è il gatto che passa e spira tutto. Allora, questo è il tuo terzo bacio. Dopodiché qua, non è... Qua. Dopodiché... E poi dopo mangio quella. Una cipolla, sì, assaggiarli. Basta, Anastasia, basta nutrirsi di dolci. Sì, basta, ma non assaggiare quello. Quali? Quello che cacciamo noi due. Certo, dopo. Qua, qua. Vuoi farli con noi? Se te la senti, ti lavi bene le mani, ti le disinfetti. Mi dai l'acqua, però non con la camicia perché... Guarda, io sono sicura che non ce la farai. Adesso come ti ad alzarti in piedi. No, 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 sei senza calze, non lo fare. Non lo... Vanessa, adesso hai la tachipirina in corpo, avevi la febbre a 39 un'ora fa, 39 è alta. Non è... Non esagerare, perché poi stasera rischi di averla 40. No, non ho... Comunque mettete in conto. Però prova a farlo. Certo, ti alzi, vai in bagno, fai anche pipì se vuoi. Ti dico solo una cosa, Vane, che secondo me a Roma non riusciamo ad andare. Non credo che tu oggi hai la febbre a 39 e domani. Stasera non li ho. Non ci credo. Non credo che tu domani possa essere completamente sfebbrata. Quindi sono sicura che purtroppo a Roma noi non andremo. Se papà e Daniel e Anastasia vorranno andare, io sono felice. Non mi ricordo più. Però un giorno a scuola c'era il nostro compagno, adesso non mi ricordo chi, forse Martina. E praticamente non è venuta due giorni a scuola perché aveva tutti i giorni, ha iniziato da mattina come me la febbre a 41. Infatti. Due giorni, Infatti. Non 4-6. Ma infatti io ho paura che a te si alzi ancora di più. Invece... La mattina del secondo, cioè il pomeriggio del secondo giorno gli è passato. Poi scendeva piano piano. Sì, ma ho capito, ma Vanessa, ma se tu oggi hai la febbre a 39, domani ancora hai la febbre alta. Ma anche se tu domani, facciamo finta che tu domani non hai la febbre. Sarebbe e sarebbe lunedì. Se tu domani, per puro miracolo, sei sfebbrata, ci si può pensare, ma in questo momento non ci credo che tu domani sia sfebbrata, ok? Perché comunque oggi hai la febbre a 39 e al massimo, domani puoi iniziare a scendere, se va bene. Quando sono brava. Cosa stai facendo? Guardatemi tutti qua come son brava a cadere dalla poltrona e a farmi del male. Ma perché sali sul tiragraffi di Gasper? Se si rompe... E comunque dai, se non partiamo stiamo con Gasper. No, io parto con papà e Daniel. Ah, guarda, se volete andare più che volentieri, io sarei contenta. Poi prima di partire a Roma con papà e Daniel, fate una foto di te con Vanessa, così andiamo da letto, penso di essere tutte e tre. Brava. Quella foto. Scrivete nei commenti se voi avete visto questo film, Quel nano infame. Se non l'avete visto, è su Netflix, andate a vederlo perché è bellissimo. È vero, e bello. Se voi non l'avete visto,
scritto il film dove c'è una bambina mercoledì, andatelo a vedere! Sì, e noi l'abbiamo già visto due volte il nano infame perché è troppo simpatico. Guarda, stavi per fare canestro nella ciotola, nel recipiente dove Vanessa rimette, però io che ho lavato ovviamente. Ani, stop, non iniziare a diventare oca. Allora, facciamo una cosa, sparecchio i piatti che di oggi del pranzo, Vane, e poi iniziamo a fare i biscotti. Non agitare Vanessa, non lo fare, non lo fare. Non fare agitare Vanessa, ok amore? Nel frattempo tu stai tranquilla ancora un pochino, rilassata, ok? E la mamma poi ti chiama. Grazie del consiglio. Allora ragazzi, questa cosa la volete comprare subito. Ma cosa? Contate fino a tre. Mamma conta. Uno, due e tre. Aspetta, adesso chiudi gli occhi e conto fino a quattro. Oh Madonna santa. Vai. Uno, due, tre, quattro. Due, c'è. Dai, e quindi che devo andare a fare i bacetti? A tre? Adesso conta fino a tre con gli occhi. Ma ho già contato fino a 7, cioè non è successo niente. 1, 1, fino a 4. Poi me ne vado, 1, 2, 3, 4. Porca miseria, Vane, come stai? Stai ancora bene? Te la senti di fare i bacetti? Sì? Allora ascolta, adesso preparo l'impasto e ti chiamo, va bene? Bimbe, state lavando le mani? Bravissime, dai che venite a fare i dolcetti. Te la senti Vanessa di stare in piedi? Ok, puoi anche star seduta, vieni amore, però non devi tossire sui dolcetti, possibilmente, ok amore. Sono già diventata alta, mamma mia, ancora un giorno di febbre mi superi. Hai freddo amore? Ma qua ci sta bene. Sì, è più caldo di qua. E beh, c'è anche il forno acceso, quindi dai. Grazie. Allora, Anastasia, ti ricordi cosa devi fare? No. Le palline e le schiacci un pochino. Ma come fai poi? Lo devi poi tagliare dentro, perché dentro ce le devi mettere. Ma no, si fanno tante palline. Allora, Vanessa, fai una pallina e poi la pressi leggermente quando la metti sul vassoio. Prova. No, non cominciare, Ma si può mangiare o no? No, non si può mangiare. Sì. È tutto crudo, c'è la farina cruda, che schifo. Vai. Sì, dai, una pallina, Non dovete metterci un quarto d'ora a pallina. Ok, dai, vediamo un po'. Bene, dai, su. Quando va, se non te la senti più, guarda, a un certo punto. Così, mami? Sì, però cerca di farle un pochino più grosse. Però tipo pezzo. Ma così va bene? Sì, ma è troppo piccola, allora, altrimenti si brucia in forno. Ok? Ma perché si brucia? Ma perché si devono cuocere tutti nella stessa maniera. Se uno è più piccolo si cuoce prima e poi si brucia, se non sono tutti uguali. Ok, amore? Così? Va bene. Così va benissimo, bene? Sì, perfetto. La mia Vane, cos'hai fatto? Le assaggiate? Guarda che non devi mettere le mani in bocca quando si cucina. No, c'è la farina, ma che schifo, la farina è cruda. A me piace crudo. Sì, la farina cruda, certo, buonissima. È il tuo piatto preferito, Vanessa. Va bene. Perfetto, non voglio più fare. No, amore. Non farli più se non te la senti. No, me la sento però non ci voglio. E non farli, vai sul divano. Vanessa, hai la febbre alta, Io lo sapevo già, cosa credi? Però farli bene. Vai sul divano e rilassati. Non stancarti troppo, dobbiamo evitare che la febbre ti si alzi, ok? Ani, è piccolo. Sì, mamma, però tu guarda la sedia perché li fai così. Sì. Li fa così. Vabbè. A few moments later. Stai mangiando, amore, i bacetti?
Abbiamo fatto i biscottini, li riempiamo di Nutella e Vanessina se li mangia. Anche Anastasia, vabbè, ma non avevamo dubbi. Non esagerare, però Vane, perché poi magari sei Vane ancora, ok? Cosa c'è? Allora, sono le 10 e quasi un quarto. Vanessina, oggi sei stata abbastanza bene. Diciamo che dopo il febbrone a 39 ti è scesa a 37 e mezzo. Adesso mi sembri ancora un pochino calda, la stiamo misurando e boh, poi andiamo a dormire e speriamo in bene che tu riesca a guarire prima di mercoledì. Allora, aspettiamo qualche minuto così vediamo quanta febbre hai. Va bene, amore? Tu come ti senti in generale? Bene. Ti senti bene? Però un pochino meno di oggi, dimmi la verità, oggi ti sentivi un pochino meglio, ti vedo un pochino... No? Ti senti comunque bene? Io ti sento un po' caldina adesso. Vediamo. No, io mi sento calda, però dicono che quando ti senti calda le altre persone ti sentono fredda e io dico, oddio sono bollente, ho la febbre, invece no. Invece quando io mi sento fredda ho la... Hai la febbre. Io mi sento calda. No, ma sei calda quindi hai la febbre. Adesso vediamo quanto, ok? Allora, Vanessa ha tolto il termometro, vediamo quant'è. Da 37 e mezzo. Vabbè, questo termometro non è quello digitale, quindi bisogna vedere la linea, e già è sfocato, poi in lontananza non si vede niente. Comunque, Vanessa 37 e mezzo, quindi io la tachipirina non te la metto. Se stanotte ti svegli e stai male, mi chiami e ti metto la supposto, ok? Guardatevi ragazzi. Cosa c'è, Anastasia? Poi andiamo a dormire, che sono molto stanca. 1, 2, guarda che tu cadi e ti fai male. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Va bene, dai, sei stanca anche tu. Allora, amore, salutiamo i nostri amici e speriamo di partire tra 3 giorni. Va bene? Allora, ragazzi, io mi preferisco qui. Tu la sera sei ubriaca. Allora, ragazzi, veramente, io non ti capisco. Il video è finito qui. Sì, il video è finito qua. Vanessina, salutali tu, dai. Ragazzi, il video finisce qua. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!